Buonasera gentili telespettatori e benvenuti all'edizione serale di Prima TG. Il governo accelera sul nuovo DPCM con le norme anticontagio da Covid. Riunione del Premier Mario Draghi questa sera con i ministri sul dossier Covid. Alla riunione hanno preso parte anche gli esperti Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo e Franco Locatelli. Anche Matteo Salvini ha incontrato il Premier Draghi. Abbiamo parlato di riaperture. Sarebbe banale parlare di sottosegretari, ha detto uscendo da Palazzo Chigi il leader della Lega. Sulla squadra dei sottosegretari non ho da commentare nulla, noi siamo a posto, noi saremo pronti a partire anche adesso fra un minuto, altri hanno difficoltà. Ma non solo patti politici, anche gli aiuti alle categorie in difficoltà. Attraverso il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute stiamo lavorando ad un protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza. Lo ha annunciato dunque il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, intervenuto in streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti. L'impatto della pandemia sulla ristorazione, ha aggiunto, è un tema che conosco bene. Il fondo pensato a inizio anno è stato utile, ma ora dobbiamo avere la forza di garantire alle persone di poter tornare al ristorante, anche perché ci sono comparti fornitori, come quelli del vino, in grande sofferenza. La proposta di Matteo Salvini sui ristoranti aperti anche a cena è ragionevole, ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla Re che tira sulla 7. Specificando che questo potrebbe valere laddove nel territorio non si hanno troppi rischi di contagio, cioè dove le cose vanno in maniera migliore si può ragionare, con controlli più serrati, dove ci sono meno rischi, con l'obiettivo ovviamente di dare ossigeno a qualche attività. Sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 356 sono invece le vittime, sono 303.850 invece i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con il tasso di positività sui nuovi casi che sale al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.146, dunque 28 in più rispetto a ieri. I ricoverati invece con sintomi sono 18.295, dunque più 140 rispetto a ieri. Sono invece 1.436, di cui 382 i casi identificati da test antigenici rapidi. 1.008 gli asintomatici e 100 i sintomatici in Campania. I tamponi effettuati sono stati 15.061, di cui 4.202 antigenici. I deceduti sono 38, di cui 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 2.117. Per quanto riguarda il report posti letto su base regionale, che prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 132. I posti letto di degenza disponibili sono invece 3.160, di cui occupati 1.327. È stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La decisione è stata presa dopo il parere positivo della Commissione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, dunque l'AIFA, e come precisa la circolare, arriva da nuove evidenze scientifiche che portano stime di efficacia del vaccino superiori rispetto a quelle precedentemente riportate. Le indicazioni della circolare ministeriale fanno seguito alle nuove raccomandazioni internazionali, tra cui il parere del gruppo SAGE, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, alle precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità. Oltre 100 le persone identificate e 42 i veicoli controllati, con relative sanzioni al codice della strada, ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli a Giugliano in Campania. In campo i militari della compagnia locale, unitamente a quelli del reggimento Campania, che hanno sanzionato per circa 12.000 euro soggetti rei di furto di capi d'abbigliamento, proprio all'interno di un negozio di un noto centro commerciale della zona. Denunciato poi un 34enne per l'appropriazione indebita di un furgone su cui gravava la querela della società di noleggio. Le rate della locazione non erano pagate da tempo.
11 persone sono state poi sanzionate per la violazione della norma anti-Covid perché trovate in strada oltre l'orario consentito e senza giustificato motivo. Un 18enne poi è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di droga per uso personale. L'arcivescovo di Napoli è guarito dal Covid, questo quanto si apprende tramite una lettera del presule indirizzata ai sacerdoti e consacrati. In seguito al tampone Covid negativo per l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che era in quarantena dall'inizio di questo mese, potrà riprendere pienamente il suo ministero pastorale alla guida dell'arcidiocesi di Napoli. Dovrà però osservare un periodo di convalescenza. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato nella consueta conferenza stampa del lunedì, trattando appunto il tema dei vaccini sul territorio. Lo ascoltiamo. Per confrontarsi, vi dicevo, per il discorso ho tenuto questa diretta dal centro vaccinale che abbiamo allestito presso la tendostruttura CONI. Abbiamo davvero effettuato un grandissimo lavoro di eccellente qualità. C'è una bella organizzazione che siamo riusciti a mettere su. Di fatto, mercoledì mattina si parte con le vaccinazioni. In città abbiamo allestito una struttura che è in grado di far registrare circa 250 vaccinazioni al giorno, quindi sicuramente un risultato straordinario, degno del comune capoluogo. Non abbiamo lasciato nulla al caso, anzi abbiamo seguito ed eseguito tutte le richieste, le prescrizioni che giustamente ci sono state sottolineate e avanzate, e finalmente si può partire. Chiaramente l'auspicio è che, grazie ai numeri che la struttura può garantire, i circa 3.000 over 80 che risiedono in città possano essere tutti vaccinati in pochi giorni, fondamentalmente, e l'auspicio è che poi si possa proseguire una volta che arriveranno i vaccini con tutta la popolazione, comprese le case di cura, le case di riposo. Certamente abbiamo questa categoria, quella degli over 80, che in questo momento è maggiormente esposta al rischio contagio ed è sicuramente la categoria più fragile. Quindi noi siamo pronti, speriamo che arrivino anche i vaccini in numero sufficiente in modo che non solo si possa partire, ma che in breve tempo si possano effettuare le vaccinazioni a tutti gli aventi diritto. È stata anche la settimana, insomma, avrete anche un po' notato qualche polemica di troppo. Io cerco un po' di scansarle queste polemiche perché sono molto più concentrato sull'attività amministrativa, sono molto più concentrato sulle risposte da dare alla mia città. Abbiamo ereditato come amministrazione, lo sapete, ne abbiamo parlato altre volte, un disastro. Io sorrido quando c'è qualcuno che mi solleva critiche. Abbiamo opere. Arriva puntuale, come ogni giorno alle 14, il bollettino contagio Covid in terra di lavoro. Nelle ultime 24 ore sono 128 i nuovi positivi a Caserta e provincia, con 1.304 tamponi processati, 8 decessi e 102 guarigioni. Aumentano quindi di 18 unità gli attuali positivi totali, con Caserta che resta in cima con 287 casi, 224 invece a Maddaloni, 161 a San Felice a Cancello, 144 a Sessa Aurunca e 142 a Santa Maria Capua Vetere. Non solo bollettino quotidiano dei contagi Covid in terra di lavoro, ma anche un importante aggiornamento sulla campagna vaccinale in seguito al consueto monitoraggio dell'ASL casertana. Il totale delle prime dosi effettuate a Caserta e provincia è di 39.651 ed il totale seconde dosi ammonta a 15.157, di cui assistiti ultraottantenni 15.892 e personale scolastico 5.160. Dati non altissimi che confermano ancora un piccolo rallentamento nel programma regionale. Riaprire i pubblici esercizi la sera nelle zone gialle, dove la situazione sanitaria lo permette e rispettando i protocolli di sicurezza. È
è opportuno e necessario per le imprese. Questo in sintesi il pensiero della FIEPET provinciale di Caserta, ovvero la Federazione delle Imprese della Somministrazione facente parte di Confesercenti. È auspicabile, riferisce Nicola Ferraro, presidente provinciale di FIEPET Confesercenti, come sostiene anche l'ANCI, ridurre quanto prima l'impatto negativo delle restrizioni su questo tipo di imprese penalizzate. Ormai da troppo tempo i provvedimenti di contenimento del contagio Covid ci tartassano. La FIPET ritiene necessario inoltre eliminare anche il divieto dopo le 18 del servizio di asporto per i bar, una misura incomprensibile ed iniqua. Confidiamo, conclude Ferraro, con il nuovo DPCM in una svolta che possa restituire un po' di fiducia e dignità alle imprese del comparto. Nella mattinata odierna, nelle province di Caserta, Napoli e Potenza, i carabinieri della compagnia di Caserta, con il supporto degli altri comandi territorialmente competenti, del nucleo cinofili di Sarno e con il supporto del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano, a conclusione di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale antimafia, convenzionalmente denominata Quinta Imperatore, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della citata procura, nei confronti di 13 soggetti indagati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa, avviata nel novembre 2017, e focalizzata sulle dinamiche di spaccio di stupefacenti della città di Caserta, ha permesso in particolare di accertare l'operatività di una ramificata consorteria criminale dedita allo spaccio, nonché di individuare i canali di approvvigionamento della droga trattata, tra cui cocaina, crack e hashish, a Caivano e a Napoli. Le principali aree di smercio dello stupefacente sono state individuate all'interno di Rione Vanvitelli, Santa Rosalia e Michelangelo, del capoluogo casertano. Il gruppo si reggeva su una solida struttura gerarchizzata con a capo la figura di Palmieri Rosario, detto Nerone, principale promotore, organizzatore e finanziatore del sodalizio. Gli affiliati, ognuno con incarichi e compiti ben precisi e distinti, erano pienamente determinati a perseguire l'attività illecita attraverso l'adozione di tutte le cautele finalizzate a consentire al gruppo di continuare ad operare adattandosi al mutamento delle circostanze. Ne è stata dimostrazione la meticolosa attività di controllo e presidio delle citate piazze di spaccio, che veniva effettuata senza soluzione di continuità al fine di assicurare adeguata copertura a tutte le operazioni illecite. Sono stati individuati due significativi canali di approvvigionamento dello stupefacente che veniva acquistato presso il Parco Verde di Caivano e nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli. Le dosi venivano smerciate al dettaglio nel corso di tutta la giornata da una finestra del citato appartamento, ovvero nello spiazzo antistante interno al parco. Nel corso dell'attività sono stati riscontrati più di 100 episodi di cessione di sostanze stupefacenti, durante i quali sono stati identificati numerosi assuntori, oggetto ovviamente di segnalazione della locale prefettura. Nell'ambito dei riscontri eseguiti dai carabinieri durante l'indagine sono state tratte in arresto 3 persone e sequestrati complessivamente 8,5 kg fra hashish, cocaina e crack. Incontro cordiale e costruttivo quello svoltosi stamane nella sala del Museo Campano di Capua tra i membri del nuovo CDA e tutti i dipendenti, collaboratori e stagisti operanti nella struttura. Presentazione di rito della Presidente, la dottoressa Rosalia Santoro, e della consigliera, la signora Carmela Del Basso, che hanno esposto la sintesi del loro programma. Lavorare duramente e concretamente per un serio rilancio e valorizzazione del museo in un progetto più ampio di coinvolgimento dell'intero tessuto locale e provinciale, che possa essere di slancio non solo turistico ma anche economico e che partendo dalla città di Capua si estenda poi a tutta la provincia di Caserta. Scambio di opinioni e clima di collaborazione totale ed unitario per raggiungere dunque risultati concreti. Ognuno deve fare il suo lavoro, ognuno nel ruolo assegnato dal regolamento.
Qui nessuno è venuto a dare ordini a nessuno, ma nemmeno a prenderne, ha dichiarato la presidente Santoro. Siamo qui per svolgere il compito che ci ha affidato il presidente Maiocca nelle modalità previste nel regolamento del museo, che a tal proposito è chiarissimo, non dando adito ad alcuna interpretazione personalistica e prevede il ruolo e le mansioni di ogni organo e che deve fare ogni cosa in maniera dettagliata. Dobbiamo quindi collaborare tutti per il comune intento che è quello di portare il Museo Campano nei circuiti museali che contano non solo regionali e nazionali, ma puntiamo all'internazionalizzazione. Il rilancio del museo sarà anche il volano per il rilancio dell'economia locale, ha affermato la consigliera Del Basso. E se siamo qui e abbiamo accettato questo incarico gravoso ed impegnativo, è perché puntiamo veramente a fare e a fare bene, soprattutto per la crescita del territorio. Inizio molto promettente e costruttivo, quindi concluso con una bella fotoricordo e con una degustazione di cioccolatini portati dal CDA rigorosamente capuani. Parliamo anche di sport e di Napoli. Dopo 20 giorni di lavoro in Belgio, Mertens è finalmente tornato al lavoro. Dopo gli accertamenti di ieri al rientro, il belga questa mattina ha svolto per intero l'allenamento insieme a Gattuso e i compagni a Castelvolturno. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Isai e Demme hanno svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Anche per Petagna lavoro personalizzato in campo. Manolas ha continuato le terapie prima del lavoro personalizzato, sia in campo che in palestra. Terapie e lavoro personalizzato in campo palestra anche per Lozano. Starà fermo ancora invece Osimhen dopo l'incidente di Bergamo. Dopo le visite di questa mattina, il nigeriano osserverà alcuni giorni di riposo per riprendere in maniera graduale gli allenamenti. Le condizioni del calciatore verranno valutate quotidianamente. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.